veloce. Carlotta Delicato. Ciao. Buongiorno. Carlotta. Che carina che sei. Grazie. Ma sei una bambina. Così e così, no. Quanti anni hai? 29. 29 sì. anni? Però io so già che sei mamma, sì. sei sposata, hai fatto già metà giro del mondo. Adesso sì. vi racconteremo. Carlotta, con che ricetta vuoi debuttare? Allora, qua? Oggi qui faremo un galletto ripieno. Un galletto ripieno, sì. bene. Allora, vi racconto qualcosa di Carlotta, poi tu insomma chiacchieriamo un po', intanto che cuciniamo. Lo so che non è facile la prima volta. Tu hai fatto Hell's Kitchen. Sì, quando ero giovane. Quando eri una ragazzina eri. Sì, 21 anni. 21 anni. Poi hai girato Venezia, Costa Rica, Barcellona. Sì. E incidentalmente, mi sembra, a Venezia hai sì. conosciuto tuo marito. Esatto. Gabriele. Gabriele, pensa sì. che loro lavoravano nello stesso luogo. Sì. Però si sono conosciuti sul... cioè, dov'è che vi siete conosciuti? Sul tram. Cioè, incredibile. A Venezia. Assurdo. Una cosa veramente assurda. Mm. Sì, ci ha presentato un'amica in comune e da lì... ci siamo sposati poi. E poi tu hai detto, tu dove lavori? Tu non lo sapevi che lui lavorava dove lavoravi no, tu? No, tra l'altro mi ha scambiato per la terapista. Ah, ecco. Ah, e tu gli hai detto, no, veramente, io fo la cuoca. Sì, esattamente. E lui invece che faceva lì? Lui si occupava di ricevimento, di accoglienza. Ah. Allora, poi, nel frattempo, Antonella, scusa se sì, ti interrompo. Sì, hai ragione, ma che brava. Ho rosolato l'aglio. Mm? E nel frattempo ho tagliato i nostri champignon e li sto saltando in padella. Li facciamo cuocere, ammorbidire per 4-5 minuti, fino a che non diventano morbidi e succosi. Ok, senti, e poi tu sì, insomma, siete andati in giro sempre insieme da allora, no? Sì, si è licenziato varie volte per seguirmi nelle mie folli avventure. Beh, soprattutto quella in Costa Rica è molto interessante. Sì, cosa è stata a fare in Costa Rica? Ad aprire un hotel, a fare l'apertura di un hotel, quindi tramite... Cosa ti è piaciuta la Costa Rica? Mi è piaciuta tantissimo, però è stato un po' particolare ambientarsi in Costa Rica, diciamo, da un europeo. Da un europeo, infatti immagino. Che cos'è che ti sei portata dietro dalla Costa Rica? Ma sicuramente la cura che hanno per l'ambiente, quello mi ha fatto veramente è bellissimo, perché loro hanno un rispetto e una cura del loro habitat e del loro ambiente che è allucinante, che dovremmo avere anche noi. Addirittura non tagliano gli alberi, nessun albero viene mai tagliato in Costa Rica, e anche se cade, se non è di intralcio, non viene rimosso. Ma tu pensa, vedi? Sì. Tu sei ciociara di origine? Sì, di Cassino. Di Cassino. E però poi in tutto questo peregrinare, a un certo punto tu torni a casa e con tuo marito, che fa l'accoglienza, tu in cucina, in un paese di 3.500 abitanti apre il suo ristorante a sì. Contigliano, in provincia di Rieti. In sì. provincia di Rieti. Quanti posti hai? 24, è un ristorante piccolino, familiare, a conduzione familiare, e siamo noi, quindi è come se si venisse nella nostra famiglia. Vedi, come noi, qua, vedi, allora ti senti bene qua, qua sono a casa, vedi. Come a casa, noi siamo un po' di più di 24, ma in onda no. Siamo tanti che lavorano anche dietro le quinte, ma insomma questo è il concetto. Avete un bambino adesso di un anno e mezzo, sì. come si chiama? Federico Maria. Federico Maria, e quindi insomma che avete deciso di mettere un po' le radici sì. e di vivere la vostra realtà, immagino, con i vostri prodotti, nel vostro territorio. Esatto. Io trovo che questa è una cosa bellissima. E soprattutto sfruttando i nonni. Beh, ecco, perché parlavamo prima, vedi, con Sal. Anche perché immagino che abbiate i nonni giovanissimi, quindi sì. siete giovani voi. Abbiamo i nonni giovani, sono ancora in forza e quindi posso... Bisogna usarli. Certo. Bisogna utilizzarli. Bisogna utilizzarli. E loro sono sì. ben felici di farci utilizzare, esatto. sai come sono. Li ringraziamo, vanno sempre ringraziati sempre. I nonni. Comunque è bello, è questa realtà che io continuo a sottolineare. Bisogna girare il mondo. Io lo dico sempre anche a mia figlia, tu devi andare via per poi tornare. Questa è la cosa bella. E tornare e trovare, diceva il poeta, se stessi nel proprio vecchio luogo dove sì. si è ripartito. C'è un'apertura mentale se si viaggia che esatto, si che scoprono poi... nuove ricette, nuovi ingredienti, nuovi prodotti, esatto. uno stile di vita differente. Quindi è veramente importante, secondo me, il viaggio. Poi bisogna sempre tornare a casa, però. È giusto. Poi con quello che abbiamo noi nel nostro paese, no? Sì. Allora, spinacini, abbiamo visto. Ho rimosso i funghi e nello stesso olio ho dorato gli spinacini che andremo ad aggiungere qui. Nella stessa ciotola per fare la nostra farcia, il nostro ripieno. Ok. Allora, questo lo spegniamo e adesso andiamo a tagliare tutte le cose che ci servono.
partendo dal guanciale. Ovviamente questa non è una ricetta molto light. No, vabbè, ma qua guarda, non ti preoccupare, sei in buona compagnia. Non, guarda, nel senso è un peccato che... perché finora eravamo andati così bene. Bene, no? Poi purtroppo... Vabbè, poi siamo... Arieti, voi non avere il guanciale, scusami, non è che... A due passi da matrice, scusami. Non avere il guanciale. E lo mettiamo, scusami, no, l'ho spostata qui per non impallare la teta. Allora, il guanciale lo aggiungiamo, sì, lo aggiungiamo a crudo perché voglio che si sciolga durante la cottura. Quindi, sì, lo tagliamo... Perché questo è il ripieno, ricordiamo, del nostro galletto. Questa è la nostra farcia, sì. La nostra farcia. Quindi lo tagliamo a fettine molto sottili in modo che si scioglie. Perfetto. E successivamente a questo io lo faccio un po' agrodolce, chiamiamolo così. Perché ti piace, anche a me piacciono. Aggiungo dell'uvetta. Quindi qua? Sì, nel frattempo ho messo a sciogliere il burro, sì, così nel frattempo che facciamo questo si scioglie. Qua aggiungiamo un cucchiaio d'uvetta e delle albicocche disidratate. Buone. Sì. Anche a noi piace questa idea del galletto. Poi con i volatili è un po' marocchina questa suggestione, no? Sì, mi piace dargli tanto, volatili, sì. Ma poi viaggiando hai imparato un sacco, immagino che anche a Barcellona sia stato un posto di grande creatività. Assolutamente, cioè, sì. Viaggiare ti apre la testa, questa è la verità. E poi mettiamo? Poi aggiungiamo del macinato di maiale, ovviamente per rimanere leggeri. Certo, vabbè, ma non... E tu come fai a stare così magra però? Perché mi muovo molto, diciamo così, che avendo un bambino e un ristorante è una vita abbastanza frenetica. Quindi non hai tanto tempo di mangiare, no. Insomma, mangi veloce. No, mangio veloce e corro tanto durante la giornata. È ben normale. Poi mettiamo, vedi, un po' di... bagniamo i nostri... bagno leggermente, non molto, perché altrimenti la farcia diventa troppo liquida, però nel caso dovesse succedere questo, basta aggiungere dei cucchiai di pan grattato. Ok, perfetto. Sì, sì, abbiamo sempre il piano B in cucina. Perché capiterà, no, ogni tanto che qualcosa... Non è esatto. Che tutto funzionerà sempre alla perfezione. Non sempre le ricette funzionano tutte alla perfezione e quindi bisogna sempre escogitare un piano. Allora, questa è la nostra farcia, la andiamo a miscelare bene e va fatta raffreddare un po' in frigorifero. E quindi io, qua. Sì. Vedete, questa sia importante anche per l'amalgama, no? Perché così diventa... Esatto, sì, così i sapori si uniscono e quindi non avremo più tutti i sapori disconnessi, ma una farcia unica. Giusto, la cosa peggiore è avere i sapori disconnessi, io lo dico sempre, sì. Come anche quando si fa il pesce con la pasta. O non averli del tutto. O non averli. O non averli, che è peggio ancora. Allora, qui abbiamo il nostro galletto già dissossato, quindi adesso è la parte più difficile, lo saliamo e lo pepiamo. E poi lo riempiamo. E poi lo farciamo, esatto. Ma qui bisogna essere anche un po' sarti. Esatto. Perché va cucito. Ma il cuoco è anche un po' sarto, no? Deve fare va un po' cucito. Tutto. Ovviamente la farcia... Mettiamola. In abbondanza, sì. Non ci facciamo dire che non c'è farcia. E lo chiudiamo. Poi prendiamo un bel lago piccolino. Certo, questo è il lago Labuzzi, potrebbe usarlo lì. Sì, però le porzioni non le faccio. No, le porzioni no, anche perché tu sei la metà, cioè gli arrivi alla gamba, capito? Per cui deve, no, infatti, è un po' tutto infatti prima della puntata discutevamo con lei e Simone sulle quantità. Quante fossero queste porzioni poi di galletto, cioè... Per quante persone è? Ma no, il galletto è per due persone, no? Vedi? Anche quattro, dipende quanto mangi, cioè dipende se mangi il primo, certo, se sì. No. Giusto. Sì, certo, se fai un piatto metà. Unico va bene in due. Metà galletto, no? Certo. Però se lo fai invece in due... Dopo i ravioli di Buzzi. Dopo i ravioli di Buzzi... Un galletto a testa non fa male. No, un galletto a testa, guarda, sarebbe troppo anche per me, metà, dai. Poi se mangi prima i tuoi ravioli... Le ossa le sputi, cioè mangiamo... No, quello per forza. Non ci sono le ossa. No, è disossato. Farcia meravigliosa. Però c'è il filo. C'è il filo. Ah, c'è il filo. Il filo pesa. Vedi così. Ecco, anche la filanda. Allora, va. Cucina. Lo sai che sei arrivata una casa di pazzi, no? Però la casa è bella per quello, perché noi chiacchieriamo, cuciniamo, commentiamo l'attualità, vedi, parliamo del festival, parliamo di sagre, giochiamo, cioè... E così accadono tante cose, ecco. Non tutti siamo... tranne Alfio mangiano. Tutti poi, tranne Alfio mangiano. Guarda, Alfio mangiava, adesso Alto. Non può più. Allora. Ho le lacrime agli occhi. Abbiamo il nostro galletto. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo su una placca e lo mettiamo in forno per... Lo spennelliamo con un po' di burro prima. È quello che abbiamo sciolto. Sì. Vedi il burro che qua serve.
e lo spegneremo ben bene. E poi lo inforniamo a 180 gradi per 50-60 minuti. Ok, un'oretta diciamo, e andiamo. Cos'hai tempo tu? Io c'ho tempo, 50, 60, mangiare? 60 minuti uguali, io sto qua. E finché non mangio non me ne vado, corso di stati fino a mezz'ora. Ma se rubi sempre. Se ed rubi... ecco qui. Guarda che bello, guarda che bel galletto, no ma voglio vedere. Poi il galletto in effetti è perfetto per te, galletto tu, galletto lui. Galilone ormai. Adesso vediamo come tagliamo il nostro galletto. Lo prendiamo galletto. Il nostro galletto. Prendiamo il nostro piatto. Certo. Ovviamente per fare questa ricetta un po' più light, sotto mettiamo un po' di spinacino. È giusto, hai ragione. Quello anche un po' crudo. A crudo. Solo con un po' di olio. Un filo d'olio. Ma certo. La verdura è sempre un buon contorno per tutti i piatti. Esatto, poi è intelligente perché lei l'ha messo qui e lo usa poi anche sotto, cioè non va in contrasto, va in assonanza e anche utilizzando lo stesso prodotto che ti avanza sempre, quindi certo. Anche per lo spreco è importante. Esatto, sì sì. Allora, come lo tagli? Ecco, io lo taglio qui. Così, perfetto. Quindi questa parte... Ovviamente prima di tagliarlo va tolto lo spago, io mi sono certo, hai fatto bene. Avvantaggiata. Ma guardate che bello, posso farlo vedere sì. Un attimo così? Guardate che meraviglia che è questo anche da qua, no? Sì. Alzandolo, è veramente bello, veramente bello. Carlotta, veramente bello. Grazie, seguo con il taglio. Certo. Potrebbe essere ripieno anche di un polpettone, sì. Però devo dire che il galletto è molto più saporito. Cioè, a me piace di più perché ha quella parte grassa che poi si scioglie tra la farcia e il galletto, che quindi lo rende più morbido e succoso. E poi dicono che i nostri giovani non sono bravi. Carlotta delicato, galletto ripieno, bravissima, bravissima.